Buongiorno a tutti, c'è Barabba Caravana come sempre dentro al suo zaino. È mattina, è già caldo, afoso. È arrivata la Cecica, ciao! Buongiorno. Buongiorno Stefano anche lì. Oggi noi partiamo, ci separeremo addirittura ben tre gruppi, sperando che qualcuno arrivi a casa. Siamo dei pro, quindi non riusciamo a fare questo. Sì, io esigo che qualcuno si perda. Se non ce la facciamo oggi vuol dire che siete stati bravissimi. Ok, gli avrò insegnato bene allora. Ah, adesso partiamo e vedrete cosa succederà durante la giornata. Alla grande. Salutiamo gli altri ragazzi che vanno nella direzione opposta alla mia e io devo prendere l'autobus verso la stazione mentre loro vanno in là. Ciao ragazzi! Ciao! Sono sulla linea 28 all'altezza di Arashiyama mentre sto andando al Daikakushi Temple. Ho visto una cosa bellissima che non pensavo ci potesse essere, ma in Giappone c'è ancora: due anziani controllori del traffico che per tutta la giornata gestivano l'avanzamento di un senso o dell'altro in una strettoia di un vicolo di Arashiyama dove doveva passare anche l'autobus. Solo in Giappone riescono ad avere ancora questo tipo di lavori, bellissimo. Per entrare dentro al Daikakuji praticamente non c'è quasi nessuno, è mattina presto, in realtà sono le 10:15, ci abbiamo messo quasi un'ora per arrivare dall'ostello a qua, in autobus, e ho visto un bellissimo gattone molto socievole e miagolone, che è strano per un gatto giapponese. Sono dentro a Daikakuji, questa era una ex villa imperiale, trasformata poi in tempio. Sono varie ville all'interno, posso vedere qualche classica stanza come potete vedere. La struttura è composta da vari edifici collegati da passerelle in legno che collegano tutto senza dover scendere a terra. E questo qui è il tempietto all'interno. Questo alle mie spalle invece è il laghetto all'interno dell'area del tempio. Molto bello e rilassante. Questi sono i timbri più o meno personalizzati che si usa in Giappone per firmare i documenti. Una risaia giapponese. Siamo vicini allo Jojoji Temple. Guardate come è diventato il giardino e il parco. Tutto qua attorno. Molto molto bello. Veramente molto bello. Eccoci dentro. C'è pure il giardiniere all'opera. È tutto curatissimo e bellissimo. Molto rilassante. Visto che era un po' improponibile riproporre tutti i filmati, ho deciso di lasciarvi alcune foto delle zone di Arashiyama. Quello che state vedendo è la foresta di bambù, sono altissimi. Ivan la voleva vedere, chissà se riuscirà oggi pomeriggio. Io alla fine ho saltato qualche tempio per farmi una camminata un po' più lunga e vedere cose più normali e non solo templi. In questi giorni a Kyoto ho cercato di evitare accuratamente
le zone densamente popolate da turisti, soprattutto stranieri, ma oggi ad Agarashiyama ce ne sono tantissimi e soprattutto ogni 20-30 metri trovo degli italiani. A voi dico questo: non venite qua, che è fatica, dovete imparare una lingua. Guardate i miei video e state al fresco sotto un condizionatore. Tante persone che attraversano il fiume qui ad Agarashiyama a piedi, nudi, sfruttando la rapida artificiale. Quello che vi dicevo, gli uomini che dirigono il traffico come un semaforo. Sono fermo alla fermata degli autobus del Kokedera alle mie spalle, del Suzumushi poco più in là sulla sinistra. Vedete localini molto classici e tradizionali, non c'è praticamente nessun occidentale al momento e sto recuperando giapponesità. Uno scorso di Giappone meno turistico e più alla portata della gente comune, in un quartiere molto tranquillo e caratteristico sopra Kyoto. Avevo pensato al turismo occidentale, ma non a quello locale. Non so quanto durerà questa fila. Speriamo. Sono in fila ormai da un quarto d'ora, forse anche un po' di più. La fila dietro di me si è allungata di molto, le ragazze giapponesi giocano a Pokémon Go. E io non so se rinunciare o meno, e sembrava... In un rapido slancio ho salito in 2 minuti la fila, ma c'è tantissima gente. Avevo intuito di essere venuto in un momento particolare, non ho la minima idea di che cosa stia succedendo, io mi mimetizzo totalmente, addio. でもまあ、苦しいから気になくもやからい守る内地のお菓子やなと思ったる方が多いと思います。はい、テープじゃないんですよ。お守りですよ。はい。今皆さんは、階段を登ってきはって、はい、門をくぐって、すぐ左手に見えたのが本堂です。本堂からね、ご自身の自分に美しい自分にいつもなっといてください。仏教の教えなんです。今どうぞ、心を洗って、気を忘れてしまう。 感謝の気持ち、時々は思い出してもうて、そしていつも我願いごで過ごしてもらえたらこのように思います。はい、まあいろいろ言ってきました。ここは禅宗和林在宗、こんな風にお茶とお菓子を出して皆様をおもてなしいたします。お菓子まだの方いたはるな、どうぞ召し上がってください。 Ho partecipato a questo evento, non ho la più pallida idea di quello a cui ho assistito, ma va bene lo stesso, ero l'unico straniero ovviamente. Questo è il giardino esterno al tempio, si è fatto stranamente brutto, ma il livello di giapponesità di questo evento è... L'autista di autobus di Kyoto più puleggiato che abbia mai visto. Come potete vedere, in pochi attimi si è scatenato un temporale estivo. Io sono bloccato praticamente a 300 metri dall'ostello
mi sono rifugiato sotto la casa di qualcuno. Vediamo se ce la faccio ad arrivare, sono un po' preoccupato per gli altri. Oggi sono rientrato presto anche per fare il bucato, visto che domani mattina si parte per Tokyo. Il bucato è molto semplice, si riempie questa macchinetta qui con 300 yen, poi si mette dentro i vestiti dall'alto qua. Bene, a questo punto si premono questo tasto e quest'altro, ovviamente tutto segnato, mettendo dentro già il detersivo che è a disposizione lì. Più c'è l'asciugatrice che ovviamente è a gratis, almeno questo. Scusate, ma questa sera dal Ramenaro Losco siamo tornati lì, ce n'è più di una, cioè dei francesi che chiedono una granita al Ramenaro Losco e... i giappi che non sono tanto proprio dritti in piedi, ecco. Molto storti. Com'è andata la giornata, dai? Bene. Abbiamo scarpinato, ma è andata bene. Sei più tranquilla delle altre, direi. Sì, dai, andiamo. Domani ci diamo la nerdaggine a Tokyo. Sì. È a riposo. Abbiamo finito il ramen, anche con una ricarica in due, grande, big, così si fa, e finiamo una birra e poi mi sa che andremo a letto a dormire.